Vorrei anche dire due cose io, perché dopo Bruno Vespa, anche Vespa si inserisce in questa liturgia terrificante di avvocati e notai. Vespa, già leggere un libro di Vespa è perversione. Figurarti metterti dentro con un'intervista lì e siamo nel feticismo della comunicazione, quindi è tornare a 30 anni indietro. Comunque, tutta questa cosa, perché io ho chiesto, ho esercitato un mio piccolissimo diritto di garante per capire questa assemblea straordinaria, assolutamente giusta, di democrazia dal basso e questa costituente, quali potevano essere i crismi, cioè vedere un po' cosa stava succedendo, quanta gente era stata falcidiata in agosto, questo comitato anonimo che non rispondeva a nessuno, non riusciva ad avere un dato, ho insistito, ho fatto 4-5 domande, la risposta è stata un notaio nominato, non l'innominato, il nominato notaio, è venuto fuori con un video dicendo che io non conto nulla perché l'assemblea sarà qui, ma finché non c'è l'assemblea conto. No, non conto nulla perché lo statuto è una figura che non conta nulla, cioè, ma lo statuto l'ha fatto il mago di Oz, non l'ho fatto io. Se lo leggete, basta leggerlo poi. Basta, le leggi i capitoli, vedi il presidente, 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 il garante, presidente, 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 il garante, il presidente. Ecco, allora, se vogliamo essere sobri e anche un po' anche intelligenti, si capisce benissimo che c'è qualcosa che non quadra. E anche queste elezioni che stanno avvenendo in Liguria e in Emilia-Romagna, ma i candidati che appoggiano questo movimento progressista di sinistra, così, ma chi le ha votati? C'è stata una votazione dal basso? Questa sarebbe la democrazia dal basso? No, sono stati catapultati dall'alto, messi lì i soliti giochi della vecchia politica. Quindi, cioè, non è democrazia dal basso, è una bassa democrazia. Comunque, tutto per dirvi che io non voglio assolutamente fare casino o meno, io rivendico da creatore del movimento, rivendico il mio diritto all'estinzione del movimento. Io quando vedo questa bandiera dei 5 Stelle e con davanti il mago di Oz che parla di democrazia diretta, mi viene un buco nello stomaco. Quindi va benissimo, dobbiamo essere persone civili. Lui si può fare il suo bel partito, si può fare il suo manifesto con la sua faccia, bella, simpatica, sincera, con scritto, non so, Oz e i 22 mandati, potrebbe anche arrivare all'8%, poi magari se va da Fassino e si fa fare una profezia può arrivare anche al 15%, io gli darei anche una mano. Quindi io accampo questo diritto all'estinzione perché non c'è più, lo sappiamo tutti, il movimento non c'è più, è evaporato, però come tutte le evaporazioni, anche il mare evapora, però poi magari questa evaporazione si trasforma in una tromba d'aria, in un ciclone, qualcosa, non lo so, so solo che è compostabile il movimento, non è biodegradabile, è compostabile, contiene ancora l'humus, gli zuccheri, le proteine, ci sono ancora dentro, è molto moderno, io sono vecchio, posso essere passato di moda, però dentro ci sono ancora delle idee meravigliose di ripensare anche il mondo, di come sarà il lavoro fra 20 anni, l'artigiano, il pescatore, l'agricoltore, cioè come saranno i mestieri, che tipo di produzione si dovrà fare, che tipo di energia si dovrà produrre, come produrla, cioè è tutto un mondo da ripensare e noi invece ribadiamo questa politica ormai stramorta, noi abbiamo candidati trapassati, tra il passato e il trapassato. Quindi vi saluto e vi ringrazio.